scrittura non ha senso. No, senza, no, senza la tua, io la tua vita. Prima cosa coinvolgo Massimo, che scrive anche una volta dopo 12 anni su una tela bianca, anche se non è tutta bianca. Quello che ti pare. Poi ti manderemo la completa operazione di Andrea, che è uno scultore del ferro vivo. Sono curioso di vedere il risultato finale. Massimo D'Apporto. Perfetto. A posteriori lo vedrai. Va bene. Adesso io mi muovo ancora il vincitore principale della strada con una frase anche lui. Perché io non parto mai da primo in una tela bianca. Delego questo, chiamiamolo, questa operazione ad altri. Che diventa un liberarsi del bianco della tela, che di solito incute suggestione, il bianco o del foglio, e io delego agli altri questo, e poi da lì parto. Io mi sono posto l'interrogativo se l'unione fa la forza. L'unione fa la forza, bello. Perché? E anche l'altro... Voi dite, insomma, ci sono i proverbi che dicono tutto, no? Quindi l'unione fa la forza. Io su questa tela mi fermo. Ora una domanda, Andrea, ma tu vuoi che io comincio? Comincio da adesso. Che sono le 6? Quando vuoi. Abbiamo ancora un'ora e mezza. Quando vuoi. Quando vuoi. Sarebbe bello. Va bene. Io però la mia applicazione ci metto 5-10 minuti. Io sono un multitasking, lavoro anche su più tele contemporaneamente, per cui preparo anche l'altra tela, la quale anch'essa sarà soggetta alla delega. Se vuoi conoscere il mio modo di affrontare la tela, ti dico subito che non è un incontro con la stessa per farla diventare tavolozza ricolma di colore, ma uno scontro aperto con essa per indurla a soccombere di fronte ad un muratore del colore. E solo alcune volte, a detta di altri, però, operatore d'arte. Nel momento di mia maggiore tensione, infatti, mi accorgo che l'influenza che le manifesto le fa inchinare il capo, neanche fosse un animale ferito. In quel momento non la vedo più come una tela inchiodata a quattro assi di legno, ma come un telaio che fatica a trattenere un pezzo di stoffa, che come impazzito scappa, prima dall'acqua, dopo anche dall'olio, per finire poi in gloria, ma soltanto qualche volta, vicino al calore del fuoco del caminetto acceso, in inverno. Dopodiché, lei, la tela, viene stesa al sole, mentre io, sprofondato in una poltrona, mi ritrovo a rimirarla.
questa è la mia interpretazione di Gino. Che lo vedo che lui è l'artista che esce dalla tela e dipinge. Adesso devo fare il lavoro fatto bene senza rompere la tela. Gino, è arrivato il momento di un'altra sorpresa. La mia interpretazione di te, che sei l'artista che esce dall'arco e disegna. Ah. Oddio, che meraviglia! Questo. Bisogna che lo passate tra il pubblico, No, ma è un uomo che guarda la tela o che esce fuori? Ma immaginavo una cosa, io pensavo, ve lo dico molto spassionatamente, dico, ma che potrà applicare? Secondo me un cavalletto su una tela. Mai immaginavo un corpo umano. È la miera? Ferro. Ferro. La miera, sì, da 3 mm. Ma c'è un anno. Dopo lo guardiamo un anno. Ritagli, spezzature con le quali faccio alcune creazioni. Andrea, E guarda furbetto ed gira la testa. Gira la testa, sì. E l'hai messo pure nella posizione giusta, sì, no? Almeno sai che i quadri io li poi li giro, no? Io studio le persone. Bello qui perché c'è quello di Massimo. Andrea, dove abiti tu? Bello. È del mondo, però mi sa che della zona di limitrofe, ma non ha pedale. Non c'è manco la cosa, come quel tondo è bellissimo. Non l'avevi detto che era per la applicazione, giustamente se deve tenere sulla tela. Perché però inizialmente invece ha affascinato anche l'ossidazione. Anche il pensiero, 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 il pensiero